Eccoci qui ragazzi e bentornati su Call of Duty Italia. Oggi vi parlerò del nuovo SCAF Impact, che potete vedere anche la scatola qui dietro di me. SCAF è il nostro sponsor ormai da quasi un anno e quindi ci ha mandato questo prodotto per poterlo recensire per voi, anche che le domande che ci avete fatto sono veramente tantissime. E andiamo ad analizzarlo. Una delle tante domande che ci avete fatto: cosa cambia dal vecchio SCAF? Dal vecchio SCAF la prima cosa che noterete di differenza è il fatto della nuova forma. Vedete che ha una forma più vicina all'Xbox. Altra differenza sostanziale sono le palette dietro, che da 2 passano a 4. Questo perché adesso i 4 tasti che vedete sopra sono stati collegati tutti quanti alle levette dietro, che sono preconfigurate sui modelli, diciamo, base, e possono essere modificate come su questo modello tramite la chiavetta EMR che vi arriva in dotazione in questa bustina che è dentro la scatola. Vedete questa chiavetta, che non è altro che una calamita appoggiata qui dietro, e permette di configurare qualsiasi levetta con un qualsiasi altro tasto a vostro piacimento. Andiamo per un attimo a vedere le sostanziali differenze. A parte la forma, che abbiamo detto è più vicina all'Xbox, quindi è più ergonomica, vediamo che hanno incluso qui dentro il jack dell'USB. Quindi questo perché hanno fatto questa forma qui, perché è stato richiesto da tantissime persone il fatto di collegare direttamente lo SCAF alla Play per evitare i lag derivanti dall'utilizzo della connessione wireless. Quindi SCAF, sentendo tutte le varie cose che sono state dette dalle persone, quindi tutti i consigli, ha fatto questa modifica sostanziale. Quindi voi potete collegare il vostro controller direttamente alla Play e potete giocare con lag zero, sia nelle LAN, sia anche da casa. Altra sostanziale modifica è il fatto che non esistono più le vitine qui dietro, ma le levette sono ad incastro, quindi questa levetta si può staccare e si può sostituire in caso si rompesse. Come sempre, anche i thumbstick sono smontabili e modificabili tramite questo kit, sempre acquistabile su SCAF. Questo kit, vediamo che c'è delle levette che sono sia concave che convesse, sia medie che alte, più quelle standard che vi arrivano già montate sul controller, a meno che in fase di ordine non le modificate. Le colorazioni, come sempre, sono pressoché infinite, quasi le configurazioni, anche che potete cambiare sia il colore dei tasti, sia il colore del trigger stop dietro, sia il colore del controller, sia quello dell'anello, sia addirittura anche quello dei thumbstick. Altra cosa che vi faccio notare è il fatto di questo accessorio, che è importantissimo, che è il cavo di connessione per ricaricare il controller per giocare, che questo è lungo un paio di metri, mi sembra, circa, quindi potete giocarci veramente da distante. Un'altra funzione che anche nell'altro SCAF era quello delle levette dietro, i trigger stop. I trigger stop a cosa servono sostanzialmente? A permettere di sparare semplicemente sfiorando il tasto del controller. In dotazione ci sono anche le levette, quelle allungate, quindi i grilletti vengono allungati, stanno questi qua, che si montano dietro con un semplice clic, che hanno modificato anche questa funzione. Prima c'era una chiavetta sugli altri modelli, adesso hanno utilizzato lo sgancio rapido, quindi vedete che le levette hanno sotto questa aletta che basta sollevare e si stacca, quindi si va proprio ad escludere anche la possibilità di rompere il tastino dietro. Come sempre, dietro c'è la possibilità di mettere il grip militare, che quindi vi permette di non farlo scivolare anche nelle sessioni di gioco più lunghe. Che dire, sostanzialmente sono veramente soddisfatto di questo nuovo SCAF. L'ho provato ieri sera, va veramente bene.
Secondo me hanno risolto tutte le problematiche che erano sorte con gli altri modelli, hanno migliorato nei consigli che hanno ricevuto dalle persone, quindi i feedback dalla community sono stati ascoltati e penso che questo prodotto sia attualmente il migliore nel campo degli e-sport, soprattutto quello professionistico. Se non, provatelo e poi fateci sapere nei commenti qui sotto quello che ne pensate. E se avete qualche dubbio, contattateci che vi diamo una consulenza gratuita sul prodotto. Io ringrazio anche Amante Tecnologia che sponsorizzerà questo video sul suo canale, quindi saluto anche tutta la sua utenza che anche a lui aveva fatto molte domande che mi ha girato e quindi con l'occasione gli abbiamo presentato anche il nuovo Scuf Impact. Io vi ringrazio e alla prossima ragazzi.